Belli e brutti, come state? Ecco, vedo un po'. Oh, se lo fai questo ogni mattina già ti senti come me, che ti fa male tutto dopo, mannaggia la miseria. Allora, come state? State bene? A Phuket hanno iniziato i lavori. Posso fare vedere granché, comunque qui vedi che i lavori sono iniziati. Stanno spianando più che altro. Sì, Ivan che mi ha mandato il video, così almeno ho visto che veramente hanno iniziato i lavori. Sapete che abbiamo preso anche lì un condo che è in costruzione e mo vediamo come andrà a finire passo per passo. Durerà 2 anni comunque per fare tutti i 700 appartamenti lì. Comunque è un bel progettino lì. Bene, ma oggi invece parliamo dell'Eurobarometro, perché Eurobarometro in pratica è uno studio che fanno ogni anno per sentire un po' il popolo come soddisfatto con l'Unione Europea. Ed esce un dato abbastanza interessante, che solo in Italia dicono, è loro, solo il 32% hanno fiducia nel Parlamento europeo, 32%, cioè in pratica il 70% non ha fiducia nel Parlamento europeo. E in Francia ancora peggio, solo il 22% addirittura, 22% che hanno fiducia nel Parlamento europeo. Cioè questo deve essere un dato abbastanza chiaro, ma ancora non lo capiscono loro, chiaramente, perché ci sono interessi dietro che non ci possiamo neanche immaginare io o te, ma fa capire insomma che il popolo in Europa, diciamo la gran parte, se ne vuole uscire dall'Europa, come ha fatto l'Inghilterra. Anzi, lì mi ricordo quando c'era il Brexit, che ricordate la stampa scrisse che appunto che sarà un disastro per l'Inghilterra, moriranno tutti di fame, cioè hanno fatto una prognostazione veramente catastrofica per l'Inghilterra, però vedo che loro stanno bene, cioè non è che hanno i soliti problemi che li avevano già prima comunque. Ecco, e infatti ho letto anche un'altra cosa comunque. Nel periodo di pandemia c'è stata una cosa anche lì orribile, che ci sono stati addirittura dei protocolli, come lo posso dire senza che, comunque hanno dimostrato che hanno dato a un sacco di pazienti un certo medicamento che ti fa vedere il cielo, diciamo così, ecco, al più presto possibile. E hanno fatto vedere una statistica degli ordini di questo medicamento che fa per aumentare i casi di morte di Covid, diciamo così, per falsificare questa statistica. E questo chiaramente è un dato abbastanza, come posso dire, orribile, quello che stanno facendo con noi, specialmente quello che stanno decidendo oggi di sopra a Davos, è meglio che non lo sai, perché può essere solo una cosa orribile, non è mai una cosa positiva quella che stanno decidendo loro di sopra, perciò non è mai un vantaggio per te e per me, è sempre in svantaggio, sempre, perciò ecco. Comunque, allora, l'Europarlamento, appunto, il popolo non gli dà fiducia, vabbè che non gli dà fiducia neanche il Parlamento italiano, se per questo, cioè non è che c'è una grande differenza fra il Parlamento italiano e il Parlamento europeo. In generale l'italiano non dà fiducia ai politici, mi sembra anche ovvio, cioè mi sembra chiaro anche il perché quello che hanno combinato negli ultimi 40 anni si vede, il disastro che hanno fatto. E continueranno, comunque mica si fermano qui, no. Finché è distrutto tutta l'industria, quei piccoli aziende, fino lì, addio e arrivederci. Ecco, ho dovuto certo leggere una email che mi ha scritto la proprietaria di casa.
stanchezza, mi ha fatto una marmellata fresca, cioè proprio fatta a casa, sai, fatta da lei, me l'ha portata e devo dire che sono stato molto più fortunato con il sistema Airbnb che con alberghi, perché col sistema Airbnb cosa trovi? Trovi un appartamento che tu puoi in pratica, come posso dire, cioè gli dai un punteggio se ti è piaciuto, non ti è piaciuto, se era pulito, non pulito. E per loro è molto più importante questa storia dei punteggi che per gli alberghi, perché gli alberghi hanno così un flusso di turisti che vengono, arrivano, non se ne fottono di un granché delle recensioni, anche perché negli alberghi li puoi comprare le recensioni, cioè non sai mai se è veramente così. Quante volte ho letto io, questo albergo è pulitissimo, guarda, poi sono entrato, uno shock, guarda. Lasciamo perdere, perciò noi. Ma invece con Airbnb devo dire che è un buon sistema, anche perché se magari trovi anche lì una incollettiva, il supporto di Airbnb reagisce abbastanza velocemente e ti restituisce abbastanza velocemente anche i soldi se qualcosa non corrisponde proprio con quello che era scritto nella pagina di Airbnb. Mi stavo un po' oggi, sono un po'. Comunque, allora, quello che volevo dire è questo. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, politica, appartamenti, alberghi e cosa qua, Inghilterra, Brexit, e presto ci sarà forse anche il Mexi, perché il presidente dell'Olanda è quasi come quello dell'Argentina, cioè sono due personaggi abbastanza tosti, diciamo così, e diventerà molto interessante a vedere queste due nazioni come andranno nel futuro. Bene, ciao!